Lo último, ¿es la duración es de una hora o más o menos? Más o menos una hora. Okay. Ok, allora facciamo la prova se siamo online. Dovremmo essere online, vediamo un po'. Ok, ci siamo. Ci siamo. Aspettiamo qualche minutino che si colleghi qualcuno. Come sempre, chi ci sta guardando e avesse tra virgolette la cura di dirci se sta funzionando tutto, se l'audio si sente, in modo che poi noi cominciamo un po' questa chiacchierata di questa sera. Ecco, vedo già libri a spasso. Teodora, se ci senti, ci vedi, batti un colpo Allora. così partiamo, sicuri che tutto vada bene. Vediamo un po'. Che bello c'è anche lì, cioè non se l'aspettavano lì, c'è visto? Abbiamo la guest. Si sente e si vede tutto, perfetto. Allora, tanto visto che Loris è entrato, mentre le persone si collegano, noi partiamo. Oh, ci sono Giulia, ci sono Sandra. Ciao a tutti. Grazie per essere qui questa sera. Io sono molto emozionato per tanti motivi. Perché il parterre è d'eccezione. Abbiamo lavorato tanto a questo momento di incontro, dal momento in cui io qualche mese fa ho letto Il sistema del tatto di Alejandra Costamagna. Il nome di Alejandra era un nome che non mi era nuovo, perché essendo un lettore fedele di Edicola, questa casa editrice con due anime, una italiana e una cilena, in qualche modo mi era già passata sotto il naso nel loro catalogo, ma avevo rinviato più volte la lettura, nonostante ne conoscessi il valore. E quindi, essendomi innamorato poi, avendo già letto qualche racconto di Alejandra negli anni, ma non avevo ancora letto una forma più estesa, mi sono innamorato e ho insistito tanto con Alice e Paolo, che sono stati così gentili appunto da creare questo momento. Ringrazio anche Marta che questa sera ci farà da traduttrice. Il libro è tradotto da Maria Nicola, ma Marta questa sera si immolerà in questa impresa, ma tanto abbiamo tanta cerveza, quindi siamo belli che a posto. E poi Alejandra, grazie Infatti. so che in questo periodo sei molto molto impegnata e cercheremo di rubarti il meno tempo possibile, però cercheremo veramente di spremerti fino alla fine. E allora, io esordirei un po' così per chi non dovesse conoscere Alejandra, in maniera anche piuttosto scontata, per poi lasciare parola ad Alice. A un certo punto c'è questa citazione che si può trovare tranquillamente in rete, che dice che c'è una generazione di scrittori, di scrittrici cilene che promettono di divorare tutto. Alla testa, chiaramente, due spiccano. Queste sono Lina Meruane e Alejandra Costamagna, seguite da Nona Fernandez e da 5 o 6 giovani donne armate di tutti quegli strumenti della buona letteratura. Questo lo disse un certo Roberto Bolaño nel 1999, quando Alejandra aveva sulle spalle qualche libro. Aveva un esordio, aveva i primi libri che comunque aveva pubblicato, e come noi sappiamo, Bolaño difficilmente sbagliava su queste previsioni, su quelli che erano un po' gli autori da lui amati. Bene o male, chi ha citato sempre ha sempre fatto buonissime fine, è sempre cresciuto e negli anni ha dimostrato quel valore di cui parlava Roberto. Un aspetto importante che a me interessa sempre durante queste dirette è un po' la voce dell'editore. Infatti ci ho tenuto anche che ci fosse Alice qua. E Alice, ti passo un po' subito parola. Se ci vuoi raccontare un po' la genesi con Alejandra, se ci vuoi spiegare un po' da editrice chi è Alejandra, e poi magari gireremo un po' la frittata e lo chiederemo anche a lei. Grazie a tutti di essere qui, buonasera e grazie ad Andrea per l'ospitalità e per l'organizzazione dell'incontro, a Marta, sempre grandissima collaboratrice di Edicola, e naturalmente ad Alejandra, con cui è sempre un piacere e un grandissimo onore parlare, chiacchierare e approfondire i temi non solo che riguardano i suoi libri, ma la narrativa in genere e l'arte dello scrivere, l'arte del leggere, poi che sono ovviamente molto, molto collegati. Conosciamo Alejandra ormai da diversi anni, e il primo libro che abbiamo pubblicato in Italia, abbiamo tradotto sempre con la traduzione di Maria Nicola, è C'era una volta un passero, che è una raccolta di 3 brevi racconti. In cui è già chiaro, il lettore italiano e noi per primi abbiamo già avuto modo di apprezzare qual è la cifra stilistica di Alejandra. I temi che sono racchiusi in questo libro, che è veramente
sì, è di poche pagine, ma dentro ha un mondo, e si capisce quando diventano temi nati in questo libro, poi esplodono nel il sistema del fatto. Quali sono le caratteristiche che ci hanno fatto innamorare della scrittura di Alejandra? Questa sua capacità di scrivere per sensazioni, di scrivere attraverso i silenzi, questa sua capacità di pesare ogni singola parola e quindi di lavorare più per sottrazione che per carico, diciamo, sia di trama che di parole, che di aggettivazioni. Si lavora, e Alejandra è maestra proprio in questo, l'ha fatto anche con un suo testo, poi magari ci racconterà meglio che cosa ha fatto con uno dei suoi primi romanzi, che l'ha ridotto proprio, l'ha ridotto in forma, e io trovo bellissimo questo lavoro che una scrittrice può fare, sia sui propri testi, a livello di stile, e anche a livello di contenuti, perché uno dei temi cari ad Alejandra, che già veniva fuori nel passero, ritorna nel sistema del tatto di cui parliamo questa sera, e sono le relazioni all'interno delle famiglie, soprattutto le relazioni tra padre e tra un padre e una figlia femmina. E penso che in qualche modo, insomma, sia un tema molto molto delicato. Ania, la protagonista del sistema del tatto, ha questa relazione molto dolorosamente distante con il padre, e una delle frasi che mi ha colpito del libro è che in qualche modo il padre si è allontanato quando ha aperto una nuova vita e non avevano più le stesse parole, cioè non c'era più linguaggio tra loro due, e quindi ritorna all'uso delle parole, all'uso del silenzio anche per caratterizzare le relazioni familiari. Abbiamo inseguito come editori il sistema del tatto per tanti mesi, Alejandra lo sa, ci siamo innamorati alla prima lettura e l'abbiamo rincorso e siamo stati contenti di averlo conquistato, perché a volte si parla proprio di conquiste, e affidando la traduzione un'altra volta a Maria Nicola, che ha fatto uno straordinario lavoro, e dal 27 maggio questo libro è finalmente nelle librerie italiane e nelle mani dei lettori italiani. Io mi fermo qui, lascio la parola ad Andrea e ad Alejandra e a tutti voi, perché so che arriveranno delle bellissime domande. Perfetto, Alice, vi lasciamo con la pupa e grazie per averla un po' raccontato, Alejandra. Mi ha fatto super piacere. Siamo qua, vi ascoltiamo e vi seguiamo. Va bene, grazie, un bacione. Okay. Ciao. Vediamo se riusciamo a tirare. Perfetto, siamo rimasti tre caballeros. Allora. Eccoci. Adesso io vado un pochino più piano, Marta, così hai anche modo di tradurre un po' alla volta. La prima domanda un po' che faccio sempre, Alice ha raccontato un po' la sua Alejandra, adesso mi piacerebbe che si raccontasse un po' Alejandra. Quando ci sono autori che vengono pubblicati per la prima volta, o comunque hanno pochi libri sulle spalle sul nostro panorama, mi fermo qui. Vai, finisci pure Andrea, così... Panorama, io tendo sempre a fare una domanda tanto semplice quanto spinosa e chiedo un po', in questo caso ad Alejandra, di raccontarsi. Alejandra, che tipo di autrice sei? Vale, Alejandra. Andrea estaba diciendo que, bueno, Alice contó un poco su Alejandra, pero él suele siempre preguntarle a los autores, sobre todo los que llegan por primeras veces a Italia, que se cuenten un poco ellos mismos, que cuenten un poco qué tipo de autores son. Así que esta es la pregunta para ti. ¿Quién es Alejandra Costamaña como escritora? Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, quiero decir que Alejandra Costamaña es una persona muy agradecida en este minuto de esta posibilidad de estar teniendo esta conversación y que de alguna forma la novela esté desandando el camino y esté volviendo a Italia, una novela que tuvo un inicio mental, al menos imaginario, en el recuerdo, en Italia. Y ahora vuelve en forma de papel y de libro. Mm.
Prima di tutto vi ringrazio, grazie mille. Devo dire che Alejandra Costamagna in questo momento è senz'altro, prima di ogni cosa, una persona grata. E sono grata per la possibilità di fare questa conversazione con voi e soprattutto sono grata del ritorno in qualche modo di questo romanzo in Italia. Perché anche se è nato fisicamente in Cile, in realtà a livello mentale, come immaginario, è nato in Italia. E quindi sono veramente molto contenta che quello che era iniziato lì, in qualche modo ora ritorni, e anche su carta, al suo paese d'origine. E visto che questo romanzo è nato in Italia, addentriamoci un pochino dentro questa storia. Ci vuole raccontare un po' la genesi, perché è un romanzo che coinvolge tante terre, coinvolge tante identità, e magari se ci racconta come è nata l'idea e come diciamo è evoluto il processo di lavorazione. Vale, entonces como este libro dijiste que nació en Italia, nos gustaría saber un poco cómo nació el libro. Es un libro que de alguna forma tiene muchos países dentro, muchas identidades, y cómo nació esta idea y cómo consiguieron todas las identidades juntarse en la novela. Bueno, mira, para complementar la respuesta anterior, yo creo que yo como autora soy una escritora que siempre intenta escribir para intentar entender dentro lo que hay dentro de lo que escribo. Sì, prima di tutto per completare anche un po' la risposta precedente, direi che io come scrittrice, come autrice, sono una persona che scrive per capire quello di cui sto parlando, quello di cui scrivo. En ese sentido, la escritura de este libro no es muy distinta a las escrituras de los otros libros que he escrito en relación a libros que surgen en torno a una pregunta, a una interrogante, a una cuestión que me sacude y que me deja intranquila. E quindi in qualche modo la scrittura di questo libro non è stata poi tanto diversa dalla scrittura di tutti gli altri libri, che nascono sempre, nel mio caso, intorno a una domanda, intorno a qualcosa che mi inquieta e di cui non posso non cercare la risposta. Y en este caso una de las preguntas que me inquietaban mucho a mí era una cadena de migraciones y de desplazamientos que había habido en torno a mi familia, a mi árbol genealógico, pero también espejeada en otras experiencias, en otros individuos, y que me asaltaba la pregunta de qué ocurría con esas vidas cuando llegaban a un lugar que no era el de ellos, qué se perdía en esa experiencia de empezar a ser otros en el lugar de destino. In questo caso la domanda che ho rincorso con questo libro è sorta da una catena di migrazioni e di spostamenti che riguardava in primo luogo la mia famiglia, quindi un po' il mio albero genealogico, quindi tutte persone che si sono spostate, ma che in realtà poi si rifletteva anche in altre persone che non erano legate alla mia famiglia, ma che avevano a loro volta avuto un percorso di migrazione. E quindi mi chiedevo che cosa succede a queste persone quando arrivano in un altro luogo, che cosa si perde nel momento in cui loro iniziano a essere una persona diversa in un luogo diverso da quello in cui sono nate. Y concretamente había, digamos, tres situaciones que circulaban, que estaban ahí presentes, que era el viaje de, en 1910, comienzo del siglo pasado, de los abuelos de mis padres de Italia a Argentina. Luego estaba el viaje de uno de los personajes del libro, que es Nélida, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, también de Italia a Argentina, y luego el viaje de mis propios padres de Argentina a Chile en el contexto de los años 60, fines de los 60, cuando empezaba a haber las dictaduras en el Cono Sur. Estos tres desplazamientos se cruzaban y me hacían pensar en una novela que podía recoger estas experiencias. En este caso, en particular,
ci sono state tre situazioni di migrazione che hanno fatto poi nascere il romanzo. La prima è stato il viaggio dei nonni dei miei genitori, dei nonni di mio padre, nel 1910 dall'Italia all'Argentina. Nel secondo caso sempre un viaggio dall'Italia all'Argentina, ma successivo, dopo la Seconda Guerra Mondiale nel 1949, di quella che è poi la protagonista del romanzo, Nelida. E infine il viaggio alla fine degli anni 60 circa, della seconda generazione che si è spostata poi dall'Argentina in Cile in un periodo in cui in tutto il Cono Sur iniziavano ad esserci delle nuove dittature. E quindi intorno a queste tre situazioni che hanno iniziato ad incrociarsi nella mia testa ho pensato che potesse nascere un romanzo che in qualche modo le inglobasse e le raccontasse tutte e tre. La novella... Sí. La novela surgió inicialmente con la idea de ser un libro documental, pero en el camino fueron apareciendo materiales, archivos, documentos, fotos, distintas materialidades que dieron un giro al libro, acercándolo mucho más a un lugar fronterizo entre la memoria y la ficción. Inizialmente questo romanzo era nato con l'idea di essere un libro documentario, comunque non un libro di fiction, non un romanzo. Però durante questa ricerca ho iniziato ad accumulare materiali, fotografie, documenti che hanno fatto dare al libro una svolta inaspettata e ho capito che questo libro si sarebbe potuto collocare più a sua volta su una frontiera tra la realtà, la memoria e l'immaginazione. Quindi mi vorrei collegare a una domanda che ci ha fatto un lettore. A un certo punto Artù ci ha chiesto, Santiago Biella, c'è un ponte tra queste due città che sono in due continenti completamente diversi. Nel libro in particolare viene riportato un documento molto importante, che è un documento che è conservato in una delle biblioteche di Biella. E questo lettore si chiedeva, un po' è raccontato nella postfazione del libro, nei ringraziamenti, ma se Alejandra è venuta qui e che tipo di lavoro ha fatto qui in Piemonte? Alejandra, en este caso entonces Andrea te propone una pregunta de un lector que nos escribió, que es Artú, que empieza su pregunta así, dice Santiago Biella. Y él se sorprendió porque él es de Biella y en el libro aparece un documento, uno de los archivos muy importantes, que pertenece a la biblioteca de su ciudad. Entonces se preguntaba si tú viniste a Italia, ¿cuál fue tu experiencia? Si nos puedes contar un poco cómo fue esa experiencia en Italia. Sí, bueno, me imagino que se refiere al Manual del Inmigrante Italiano, ¿no? De 1913. Sí, mira, ese documento apareció fortuitamente cuando yo estaba en el proceso de escritura de la novela y apareció de alguna forma como confirmando algunas cosas que a mí se me aparecían hasta ese momento como más intuitivas, que era una cierta normalización, una intención de generar sujetos rectos, generar conductas rectas de los personajes que emigraban del Piamonte a Argentina, bueno, de Italia a Argentina, y que entonces lo incorporé como un material que se volvió un poco casi como una novelita de terror. Sì, immagino che si riferisse al manuale dell'immigrante italiano in Argentina, che è un manuale del 1913. Questo materiale è comparso durante la mia ricerca dei materiali per il libro in modo totalmente casuale e inaspettato e ha confermato la sua lettura in qualche modo una sensazione che io già avevo, ovvero il tentativo di normalizzare nei soggetti che emigravano ai tempi dall'Argentina questa sorta di tentativo di creare persone erette, serie, questi migranti che dovevano seguire certe
norme comportamentali, che poi sono quelle che vengono contenute nel manuale dell'immigrante italiano in Argentina, e quindi ho deciso di inserire alcuni estratti di questo manuale all'interno del romanzo, e sembra quasi che sia diventato il manuale stesso un piccolo romanzo di terrore all'interno del mio romanzo. Però hay una historia respecto de mis viajes al Piamonte que es significativa, que me gustaría contar. Mi padre me contaba, mi padre es argentino, y me contaba que su abuelo, que había venido del Piamonte a comienzos del siglo pasado, siempre le hablaba con una nostalgia perdida del lugar que había sido su casa en la Trinidad de su infancia. Y le describía este lugar, le describía las colinas con los caballos, con el establo, con el paisaje, el olor del lugar, casi como si le estuviera relatando una película. Però rispetto ai miei viaggi in Piemonte c'è effettivamente una storia che mi piacerebbe molto raccontare, che parte con il racconto di mio padre è argentino e mi raccontava sempre che suo nonno, che invece emigrò ai tempi dal Piemonte, gli raccontava sempre con molta nostalgia di casa sua era Trinità, in questo piccolo paesino in Piemonte, e lui raccontava a mio padre sempre le stesse scene, descriveva queste colline, queste stalle, cavalli, i paesaggi, gli odori, proprio come se fosse un film, e mio padre li raccontava a me. Okay. Bueno, ocurrió que sí, se habían roto los nexos entre Italia y Argentina, nunca más se vieron las familias, y en algún momento mi padre viajó al Piamonte y por casualidad entró a un restaurante, preguntó si alguien sabía de la familia Costamaña, y resultó ser que la persona que atendía en este restaurante era finalmente un sobrino en segundo grado, era parte de esta familia que se había perdido. Beh, a partire da quel momento in realtà le relazioni tra la famiglia italiana e quella argentina si erano completamente rotte, non c'è più stato nessun contatto. Mio padre poi successivamente tornò invece a Trinità e durante questo viaggio a un certo punto entrò in un ristorante e decise di chiedere se c'era qualcuno che conosceva, insomma, la famiglia Costamagna. Il caso volle che il cameriere che lo stava servendo era un nipote di secondo grado della mia famiglia. Bueno, y entonces mi padre visitó, les pidió a ellos visitar la casa de su abuelo, y la imagen que tuvo mi padre en ese momento al ver esta casa fue que estaba básicamente el mismo monte, el mismo caballo, el mismo establo, como si el tiempo se hubiera congelado y siguiera estando ahí. Y posteriormente yo, en el año 2011, hice el mismo viaje de mi padre y tuve una sensación de estar reproduciendo también un recuerdo prestado, un recuerdo de un recuerdo de un recuerdo. Y ese fue tal vez uno de los ganchos que me hizo pensar en que yo quería abordar estas imágenes, esta memoria, pero desde un lugar en el que era muy relevante considerar los vacíos de esa memoria. Como tenemos la ilusión de que el recuerdo reproduce la realidad, pero en realidad lo que estamos haciendo al recordar è anche costruire ricordi. Ok, quindi a un certo punto mio padre, ovviamente dopo aver scoperto che questo ragazzo apparteneva alla sua famiglia, gli ha chiesto di poter vedere la casa, la famosa casa di cui mio nonno gli parlava tanto. E la cosa straordinaria è che una volta arrivato, quella casa era esattamente la casa che mio nonno gli aveva descritto, con lo stesso cavallo, le stesse colline, la stessa stalla. Sembrava quasi che il tempo si fosse in qualche modo congelato e fosse rimasto come nel racconto di mio nonno. Anni dopo, nel 2011,
2015 anche io ho deciso di intraprendere lo stesso viaggio, sono tornata a Trinità e mi sono ritrovata davanti alla stessa scena, quella che io avevo sentito invece raccontare da mio padre, e mi è sembrato un po' di star vivendo in qualche modo il ricordo di un ricordo di un altro ricordo, e da qui è nata forse l'idea per scrivere quello, e ho deciso che forse volevo provare a trattare questo tema del ricordo e della memoria, però analizzandolo dal punto di vista dei vuoti della memoria, perché ho la sensazione che quando ricordiamo abbiamo un po' l'illusione di star ricordando la realtà, ma in realtà il nostro ricordo non è altro che appunto il ricordo di un altro ricordo, e quindi stiamo noi costruendo un immaginario. Ci sono diversi aspetti in realtà in tutto questo racconto. Innanzitutto vedo che stanno arrivando un po' di domande in chat, quindi questo è un incontro fatto anche per i lettori, quindi qualsiasi tipo di domanda arrivi, noi avremo il piacere di comunque farla ad Alejandra. C'è un aspetto interessante, raccontato del ricordo nel ricordo nel ricordo. Lei lo racconta anche molto bene attraverso il suo personaggio femminile, questa donna di 40 anni, Ania, che a causa di un padre che non vuole ritornare sui suoi ricordi è costretta a intraprendere un viaggio e quindi a entrare nei ricordi, nel peso, in un peso che non gli appartiene. Alejandra in parte ce l'ha raccontato, perché l'ha vissuto anche lei in prima persona, però mi chiedevo come fosse cambiata l'idea di questo ricordo. Alla fine ci ha scritto un romanzo sopra questo ricordo, e lei ha detto anche, ha raccontato di scrivere per capire meglio, per analizzare, per in qualche modo inserirsi in queste esperienze. Com'era questo ricordo prima e com'è stato dopo averlo elaborato attraverso questa fiction? Vale, Alejandra, lo primero que está diciendo Andrea, que están llegando más preguntas de los lectores, así que poco a poco te las vamos a hacer. Pero mientras tanto, él se preguntaba, bueno, acabas de hablar del hecho de que los recuerdos parecen ser recuerdos de otros recuerdos, de otros recuerdos. Y en tu novela, esto de alguna forma lo concretiza tu protagonista, Ania, que teniendo un padre que no quiere volver a esa memoria, a esos recuerdos, es ella misma la que está de alguna forma obligada a regresar al recuerdo, ¿no? En vez de hacerlo su padre, lo hace ella. Y entonces Andrea se preguntaba un poco cómo cambió la idea de este recuerdo después de tu viaje y después de tu novela. Porque tú dijiste al principio que tú escribes para entender mejor las cosas. Entonces, ¿cómo era este recuerdo que a ti también te llegó desde otra persona? Bueno, desde tu abuelo, luego tu padre y luego llegó a ti. ¿Cómo era este recuerdo antes de escribir la novela y cómo lo es ahora, después de haber escrito la novela? Bueno, pienso que ese recuerdo que tenía que ver con unas historias de desarraigo muy ancladas en un asunto geográfico que pasaba con estas vidas cuando geográficamente se desplazaban. Luego, al ir elaborándolas y al ir incorporando estos otros materiales que llegaban de afuera, estas otras fantasmagorías que aparecían, me fueron dando una sensación de que el desplazamiento iba mucho más allá del desplazamiento territorial, que el desplazamiento y el desarraigo tenía también que ver con ser personajes, ser personas que convivimos con muchas zonas de desadaptación o con intentos por romper una cierta normatividad y un deber ser que nos convierte entonces también en personas desarraigadas y desplazadas respecto de una especie de normativa del deber ser. Sí, allora, creo que mientras inicialmente il ricordo che io avevo appunto di questa esperienza, di questo luogo, era molto legato al luogo geografico, per cui percepivo lo sradicamento come un doversene andare da un proprio a livello fisico. Pian piano, nel momento in cui ho iniziato a elaborare questa storia, quando sono iniziati a spuntare nuovi materiali, nuove fantasmagorie, quindi in qualche modo
nuovi personaggi, nuove sensazioni, ho iniziato a percepire lo spostamento, lo sradicamento non solo come uno spostamento da un territorio, ma più come un'ambizione umana. Credo che questi personaggi, essere una persona o un personaggio che vive uno sradicamento non significa soltanto doversi spostare fisicamente da un luogo, ma è qualcosa che accomuna tutte le persone che in qualche modo convivono con questa esigenza che sentono di non doversi conformare ad essere qualcuno per forza, a essere ciò che dobbiamo essere, a seguire una certa norma o certe regole, e che vogliono in qualche modo tirarsi fuori da questa imposizione. Forse quindi il senso di sradicamento è più questo. E también para complementar la respuesta, creo que algo que cambió fue mi percepción de que no era posible restituir la historia y restituir la memoria tal cual había sido, como si el pasado fuera algo que ya pasó y que quedó ahí, sino más bien que esa memoria y esos recuerdos tenían un vínculo directo y estrechísimo con el presente, y que solo se podía acudir a ellos de la forma en que están presentes, como huellas, como escombros, como restos, como imágenes quebradas, como vestigios. Sì, credo che un'altra delle cose che è cambiata e che ho capito durante la scrittura è la mia percezione del passato. Diciamo che ho capito che forse non si può restituire il passato, la memoria, il ricordo, come se quel passato fosse soltanto un passato, quindi una cosa congelata, una cosa che è rimasta lì. Il passato ha senso e si può raccontare soltanto in relazione con il presente, perché credo di aver capito che il passato ha sempre un vincolo molto stretto, un legame molto stretto con il presente, e quindi non si può raccontare se non attraverso questi resti, queste immagini, queste sensazioni che ci rimangono e che collegano il passato al presente. C'è un aspetto importantissimo e che inseguo da anni rispetto a questo racconto che ha fatto. Ho avuto l'onore e il piacere di parlare di queste tematiche che io in qualche modo definisco molto cilene a questo punto, con altri autori. Un'autrice che io vedo molto vicina ad Alejandra e non a Fernandez. Le loro produzioni tematicamente si toccano molto, hanno un modo di raccontare che è molto vicino, pur avendo un'identità propria, si riconoscono molto l'una dall'altra. Quando avevo avuto modo di parlare con Nona di questo tema in particolare, c'era una cosa che io non riuscivo a in qualche modo a capire. In questa ricostruzione del passato, Marta, se non ci sei dietro, dimmelo. No, vai, vai. Questa ricostruzione del passato che in qualche modo deve prendere in considerazione il presente, quindi noi dobbiamo partire dal presente per capire quello che c'è stato, automaticamente, soprattutto nella storia cilena, nella storia del Sud America, c'è un protagonista che è il potere, un protagonista che è la vostra storia, che vi ha cancellato molte parti. Ha fatto in modo che molte parti venissero dimenticate, venissero occultate. E ad esempio, sia tu che Nona avete sempre avuto l'intenzione di andare a ricostruire, ma soprattutto di andare a ricostruire quei famosi buchi neri, quelle parti che ormai non ci sono più, e lo fate attraverso la fiction. A Nona avevo un po' chiesto di questo peso, di cosa vuol dire ricostruire un qualcosa che non c'è più e del quale non sappiamo la veridicità, e ti chiedo un po' la stessa cosa a te, cioè nel senso tu lo ricostruisci attraverso la finzione, però c'è anche una responsabilità nel ricostruire un qualcosa che non c'è più. Senti questa responsabilità e come affronti questa ricostruzione di quello che è stato distrutto? Sí, Alejandra Andrea dice que de alguna forma, bueno, me imagino que entendiste que habló de Nona Fernández también, que es una autora que él conoce, y dice que de alguna forma cuando habla ahora hablando contigo, le pareció que el tema de la identidad, del recuerdo, de la memoria, parece
ser un tema muy chileno, y porque también lo aborda ella, aunque lo abordáis de forma muy diferente porque cada una tiene su voz, pero parece ser una inquietud que tienen muchos autores chilenos y de alguna forma de Latinoamérica también, porque parece que la lo que de alguna forma es común a toda la historia de Chile y también de otros países de Latinoamérica es este poder que en algún momento borró, empezó a borrar cosas, a borrar momentos, a ocultar también cosas. Entonces, lo que algunos autores intentan hacer es reconstruir los vacíos, lo que de alguna forma se borró de la historia, intentar hablar de ello. Y Andrea le preguntó a Nona, y ahora le gustaría preguntártelo a ti también, ¿cómo abordas el peso de reconstruir estos vacíos, la responsabilidad de reconstruir los vacíos? ¿Cómo se hace y cuál es tu forma de hacerlo? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, porque creo que es algo que está también muy presente estos días en que hemos visto una especie de dislocación de los tiempos desde nuestra revuelta social que empezó en octubre. Ha sido una sensación de que volvemos también, de que ese pasado, esa historia tan, tan dramática y tan, tan triste de nuestra historia reciente sigue estando ahí muy, muy vigente. Seguimos teniendo la misma constitución política heredada de la dictadura, por ejemplo. Entonces me parece que nuestra responsabilidad para reconstruir esa historia que ha sido sostenidamente borrada, desmantelada y ha habido intentos por silenciarla, no es construir certezas ni es articular una verdad que sea, digamos, como un muro de granito, sino más bien, para mí, es poder intentar reconstruir las pequeñas historias y las pequeñas memorias que van articulando entre todas, en conjunto, colectivamente, una memoria que se sostenga por sobre el olvido. Sì, ti ringrazio molto per questa domanda che mi tocca particolarmente, soprattutto in questi giorni in cui, non so se avete seguito le vicende del Cile, in qualche modo sembra quasi che il passato stia ritornando prepotentemente. In Cile stiamo vivendo un periodo di grandi rivolte che è iniziato ad ottobre e abbiamo proprio la sensazione che il passato non solo stia tornando, ma forse sia sempre stato lì, la situazione non sia poi così cambiata. Abbiamo per esempio ancora una Costituzione che è la stessa Costituzione della dittatura. E quindi credo che sì, ci sia una responsabilità nel ricostruire, nel raccontare una storia che è stata sistematicamente cancellata, sistematicamente silenziata. E il mio modo di farlo, quello che credo possiamo fare, è quello di non raccontare questi vuoti come delle certezze, come delle verità, come un muro solido, perché sarebbe forse impossibile, ma raccontarlo invece a partire dalle parti più piccole, quindi piccole storie, piccole memorie, piccoli ricordi che in qualche modo poi vanno messi insieme, formano una collettività che ci permette di in qualche modo superare questa storia che è sistematicamente silenziata e di raccontarla con le loro voci. E credo che per ultimo, también para cerrar esa respuesta, lo importante para mí tiene que ver con intentar, a lo mejor a través de balbuceos, de posibilidades, ensayos, acerca de la figuración artística del pasado, más que el pasado documentado como, eso, como una, digamos, un documento histórico, un documento propiamente de otras disciplinas. Me interesa que desde la escritura, desde la literatura, nosotras podamos ensayar las distintas figuraciones posibles artísticas de ese pasado. Per concludere questa risposta, forse il mio modo di raccontare il passato è un po' balbettando, un po' per tentativi, però quello di ricostruire una figurazione artistica del passato, non tanto il passato come documento storico, ma provare a farlo dal punto di vista dell'arte, dal punto di vista della letteratura, e quindi scrivere il passato in un modo artistico, quantomeno questo è quello che come autrice posso fare.
Solo una última colita, que tal vez algo que tiene más que ver con lo que está propiamente en mis libros y cómo yo lo he abordado, es que creo que no es algo que yo lo haga de manera programática. Yo creo que nunca me propuse escribir acerca de esta memoria que nos tocó. Creo que se fue dando naturalmente así, porque era lo que iba surgiendo, pero yo me doy cuenta ahora, mirando hacia atrás, desde mi primera novela, que está muy emparentada con Había una vez un pájaro, que la forma de abordar ese pasado ha sido a través de el equilibrio o el vaivén entre la intimidad y la historia. Esos son los dos puentes que van haciendo conexión. Sì, poi riguardando un po' tutti i miei libri, tutta la mia, mi rendo conto che in realtà non è stata una scelta programmata, pianificata, di raccontare il passato. Me ne sono resa conto poi dopo, riguardandoli ora tutti insieme, e mi accorgo che è stata una cosa che è sorta in modo spontaneo, naturale. E, se ripenso per esempio ai miei libri, a partire anche dal primo romanzo, che poi ha molto in comune con i racconti di C'era una volta un passero, c'è effettivamente un modo che io che ho fatto quasi inconsciamente di raccontare il passato, che è quello di cercare sempre un equilibrio tra due elementi, quello dell'intimità e quello della storia. A questo punto mi collegherei con una domanda che è stata fatta, te la metto a schermo e la integro un pochino, perché c'è un altro aspetto importante in questo racconto qua. Andra ci ha raccontato di come ricostruisce questo passato, però da quanto ne so io, lei è anche un'accademica e soprattutto ha molto rapporto con la non fiction, con un racconto che è totalmente diverso dalla fiction. Marco chiede se il suo lavoro può definirsi un esempio di non fiction storica. Io chiedo lei quando decide invece in questa ricostruzione, quando affidarsi a un genere, che definiamo genere, o quando affidarsi alla fiction, cioè quindi quando è che le suggerisce questo racconto della non fiction, e quali sono le differenze appunto in questo, perché poi Alejandra lo si vede soprattutto leggendo il libro, è un'autrice di cuore, è un'autrice di sentimenti, è un'autrice di emozioni, e mi interesserebbe anche capire come le gestisce sulla non fiction. Alejandra, nos llegó una pregunta de Marco, que pregunta si entonces en este caso se podría definir tu obra como un ejemplo de no ficción histórica. Y Andrea, bueno, comentando un poco la pregunta, dice que él sabe que tú trabajas también en la academia, entonces trabajas tanto con la ficción como con la no ficción. Y se pregunta... Cuando tienes una historia, ¿cuándo decides y cómo decides si abordarla desde el punto de vista de la ficción o desde el punto de vista de la no ficción? ¿Y cuáles son las diferencias también? Porque se nota en tu escritura que eres una escritora de emociones, de sentimiento, de corazón. Entonces, ¿cómo se aborda también la no ficción en este caso? Yo pienso que esta novela, más que ser una novela de no ficción histórica, es una novela que tiene los límites y las fronteras entre uno y otro, entre ficción y realidad, trastocados. Yo no diría que es enteramente no ficción, ni diría que es enteramente ficción. Beh, prima di tutto, per quanto riguarda questo... ¿Querías seguir? ¿No? Vado. No, dale, sigo después. Sì. Vale. Vale, per quanto riguarda questo romanzo, no, non direi che è un libro di non fiction storica, però sì, quello che posso dire è che senz'altro mi sembra un romanzo che ha questi confini un po' frastagliati tra fiction e non fiction, come se si in qualche modo si fosse un po' mischiato il tutto. Io definiria más bien este trabajo concreto, el del sistema del tacto, como un álbum familiar intervenido hacia la ficción. Sì, direi che se devo dare una definizione del sistema del tatto, mi sembra più una specie di album di famiglia che però ha avuto poi degli interventi che l'hanno portato verso la fiction. Pero creo que finalmente
todo lo que escribamos, aunque pensemos que estamos haciendo una escritura muy documental, siempre se va a transformar por la operación de la escritura en un ejercicio literario, porque trabajamos con el tiempo, alteramos los tiempos, porque vamos haciendo recortes, porque la memoria finalmente es caprichosa y porque finalmente entonces terminamos también haciendo una intervención de un yo que convierte eso que está relatado en algo literario y ya entonces que se aleja de el documento que puede haber pretendido ser. Sì, poi io sono convinta che tutto quello che scriviamo, per quanto sia documentato, basato sulla storia, sia in ogni caso in qualche modo alterato. La scrittura è sempre un esercizio letterario, non c'è modo di renderla forse del tutto oggettiva, perché nel momento in cui scriviamo, proprio l'atto della scrittura, iniziamo a modificare i tempi, ad apportare dei tagli, la nostra memoria è capricciosa e quindi il nostro io entra in qualche modo in quello che stiamo raccontando, per cui non credo possa esistere un racconto, sebbene storico, che non sia letterario, che non sia poi un'opera letteraria. C'è tutto un discorso lungo anche sulle parole che lei usa e a un certo punto nel libro si dice in questo migrare, in questa storia dove le Ande dividono due paesi, due identità, ma che condividono la stessa lingua e ci va l'Italia, ci va un altro continente ad aggiungere e a complicare questo gioco. Lei a un certo punto fa dire a uno dei suoi protagonisti che la patria non è una questione di età. E io mi sono interrogato e mi sono chiesto perché in questo discorso non ci fosse anche la lingua, perché mi sembra che la lingua sia un altro aspetto importante, quindi magari la farei parlare un po' di questo aspetto linguistico che sicuramente per il Sud America è condiviso, se non in parte dialettale che può cambiare, ma come si rapportano in parte questa patria, questa età e questa lingua. Non so se sono chiaro. Spero di sì. Sì. Vale, Andrea, le gustaría preguntarte un poco acerca del valor de las palabras y de la lengua, porque en esta migración que tú relatas en tu novela, de alguna forma la migración entre Argentina y Chile, por mucho que estén los Andes de por medio, es siempre, y estos dos países tengan cada uno una identidad, parece que por lo menos comparten un idioma, comparten una forma de comunicarse. Hasta que llega Italia. Italia, de alguna forma en la novela, es el país que rompe con esta identidad lingüística y aporta otra frontera más, que es la frontera del idioma. En algún momento en tu novela tú le haces decir a un personaje que el país, la patria, no es una cuestión de edad. Y él se preguntó por qué no más bien no es una cuestión de lengua, ¿no? El país de cada uno. Entonces, le gustaría preguntarte cómo se relacionan todos estos elementos, ¿no? El país nativo, la lengua y la edad. Uh-huh. Sí, yo creo que el título mismo de la novela, El sistema del tacto, apela un poco a esto, ¿no? Porque nosotros podemos encontrar distintos sentidos al título. Uno es el sistema de mecanografía que describe la novela misma, ¿no? Esta técnica, que es la técnica que dicen que es más científica en su momento y todo eso. Ese es el más evidente, pero luego está el sentido del tacto, el sistema del tacto como sentido del tacto, como tocarse, y ahí es donde yo creo que entra algo de lo que está preguntando Andrea respecto de cómo hay una identidad que para los personajes tiene que ver con el ejercicio de la palabra. Tocar el teclado, escribir, elaborar esas palabras, de alguna forma es encontrar un arraigo también y un sentido de pertenencia en las propias palabras, ¿no? En el propio ejercicio de recordar a través de la escritura. Bueno, y los otros sentidos del título, el sistema del tacto, tienen que ver también con el tino, ¿no? El tener o no la capacidad de adaptarse, de tener tino para responder a una situación, a una normalidad. Entonces me parece que en esa segunda acepción, la que digo yo del sistema del tacto
pensando en cómo las palabras nos tocan, creo que está un poco la respuesta a pensar en que para mí esa identidad tiene que ver con esta conjunción de cuerpo, la corporalidad frente a la escritura, cómo nos enfrentamos a una escritura que nos lleva al pasado, y cómo esas identidades también se van viendo intervenidas porque cada palabra que usamos responde también a una biografía, las palabras tienen su biografía, y aunque en Chile y Argentina hablemos la misma lengua, hay matices y hay también diferencias que nos hablan de diferencias biográficas de cada uno de los personajes que las ejecuta. Provo a rispondere a questa domanda a partire dal titolo del libro, no? Il sistema del tatto, perché credo che forse la risposta a questa domanda sia lì. Il sistema del tatto che cos'è? Da un lato è una tecnica di dattilografia, la più scientifica, e quindi è una delle interpretazioni del titolo, visto che entra prepotentemente la dattilografia all'interno del romanzo. Però poi c'è un secondo senso, che è quello che io do in realtà a questo titolo, che ha molto più a che fare con il tatto proprio come senso, quindi il contatto, il senso del toccarsi. In qualche modo anche nelle parole entra questo contatto fisico, perché secondo me è vero, hai ragione Andrea quando dici che l'identità passa molto attraverso anche le parole, e questi personaggi usano le parole per descrivere un po', e lo fanno fisicamente col contatto, perché digitano le parole sulla tastiera, no? Nella macchina da scrivere, e quindi nel momento in cui scrivono in qualche modo ricordano, e questo ricordo è un tentativo di trovare le proprie radici, di trovare una propria appartenenza, di ricreare la propria memoria. E il tatto poi per me è anche la capacità in qualche modo di adattarsi, no? Di avere i sensi pronti nel percepire quello che c'è intorno a noi. E la ricerca di questa identità è un po' una congiunzione tra il corpo e la scrittura, per questo ho scelto il tatto come senso. E per quanto riguarda, per esempio, la questione che nominavi della frontiera tra Cile e Argentina, del fatto che siamo accomunati dalla stessa lingua, senz'altro è vero, abbiamo una lingua comune, però ogni parola che viene pronunciata, anche ogni parola ha una sua biografia, e quindi anche in spagnolo in realtà queste parole, che siano nate in Cile o che siano nate in Argentina, hanno una loro storia e raccontano qualcosa, per cui c'è sempre una differenza anche tra questi due paesi. Questo è più un viaggio che mi sono fatto io, e provo un po' a ritornare sul discorso del paese e poi su una caratteristica molto importante che ho visto in Alejandra, però potrei sbagliare. Io trovo che all'interno di questa narrazione, per assurdo, i momenti più intensi, i momenti più emozionanti, i momenti che più mi hanno colpito, siano quelli dove le parole, per assurdo, non si usano, non c'è questa ricerca alla parola. Tu a un certo punto dici che la parola è il confine tra la pelle e il mondo, però i tuoi personaggi a un certo punto hanno dei momenti di estrema solitudine, di estremo silenzio, e in quel silenzio succedono forse le cose più intense. E io mi sono chiesto, ho davanti un'autrice che forse è innamorata del silenzio, perché questi personaggi parlano in questo silenzio. E poi ho pensato a quello che stava succedendo in Cile nell'ultimo anno e mezzo. Il Cile sta diventando protagonista, il Cile si sta risvegliando, il Cile sta facendo molto rumore. E quindi mi sono detto, come vive Alejandra questa dicotomia tra il rumore di un paese e il silenzio che lei ama tanto? Te traduzco Alejandra o non intendi? Creo que entendí, pero tradúceme para ver si hay algún matiz que se me haya saltado. Vale, perfecto. Andrea decía que al leer el libro la sensación que él tuvo es que los momentos más intensos de la novela realmente son los momentos en los que las palabras no se usan, ¿no? Tú dices en algún momento que las palabras son un poco la frontera entre la piel y el mundo, pero tus personajes son personajes que en algún momento viven momentos de soledad y de silencio total, y esos momentos son casi los más importantes de la novela. Entonces, él tuvo la sensación que tú como autora estabas un poco enamorada del silencio,
de cuando no hay palabras. Al mismo tiempo, vives en un país, Chile, que en este momento lo que está haciendo es mucho ruido. Entonces, su pregunta es un poco cómo vives tú esta doble recorrido, ¿no? Ser una autora a la que le gusta el silencio en un país donde realmente sí que hay mucho ruido. Es una excelente pregunta, la verdad, que me hace pensar en una infinidad de cosas. Pero sobre todo, lo primero que me lleva es a una frase que a mí me gusta mucho, de una escritora que me gusta mucho también, que es Clarice Lispector, y que ella decía, ya que hay que escribir, al menos no opaquemos con palabras la entrelínea. Y a mí eso me parece que está en total sintonía con lo que estamos hablando. ¿Sigo, Marta? ¿Me repito, Alejandra? Ya que hay que escribir, al menos no opaquemos... Sí, no, si me puedes repetir palabras. Porque... ¿Sí? ¿Ahí sí? Mm. Ya que hay que escribir, al menos no opaquemos con palabras sí, la entrelínea. No opaquemos. No opaquemos. Eso dice Clarice Lispector y a mí me parece que habla de la importancia de los silencios en la construcción de lo que se escribe. Para mí, una palabra es tan importante como un silencio. Y el ejercicio consiste, de escritura, en calibrar en qué momentos están las palabras y en qué momentos están los silencios, ¿no? Y hacer ese ejercicio muy cercano a la música, por lo demás, ¿no? Entonces, si quieres, traduce y sigo. Vale, perfecto, sí. Sí, efectivamente, prima di tutto è una bellissima domanda. È vero, il silenzio per me è molto importante e penso sempre a una frase di Clarice Lispector che dice: già che dobbiamo scrivere, quantomeno evitiamo di offuscare o di oscurare le parole con le nostre linee, con le nostre righe di scrittura. Credo che la parola nella scrittura, anzi, il silenzio sia tanto importante quanto la parola. In questo forse la scrittura somiglia molto alla musica, i silenzi sono fondamentali e quindi quando scrivo cerco sempre di ricordarlo, sempre di bilanciare questi due elementi. Y respecto del momento actual y de cómo convivir con el ruido externo, pasa algo muy, muy hermoso, que en el momento en el que empezó la revuelta social en Chile en el 18 de octubre del año pasado, creo que tuvimos la sensación de que era el tiempo de el relato colectivo, del registro, más que de la autoría, ¿no? Que de alguna forma quien estaba hablando era la calle, y lo que nosotros podíamos hacer como escritores tal vez era ser un poco los mediums o el puente entre esas voces de la calle y la reproducción en distintas escalas de esas palabras, pero que no era el tiempo de la autoría, que no nos correspondía a nosotros de alguna forma estar apropiándonos de esos relatos que se volvían colectivos, en ese sentido de ese ruido, de ese sonido hermoso, donde la calle era la que hablaba. Sì, e per quanto riguarda la seconda parte della domanda, insomma, come convivere con il rumore che c'è in questo momento in Cile, devo dire che secondo me da quando sono iniziate le rivolte in Cile lo scorso 18 ottobre è successa una cosa veramente molto bella. Credo che tutti noi abbiamo avuto la sensazione che questo fosse il tempo di un racconto collettivo, non più il tempo delle voci degli autori. E quindi è la strada in questo momento che sta parlando e noi scrittori in un certo senso abbiamo perso la nostra voce individuale e siamo diventati più un ponte, un mezzo con cui dobbiamo raccontare ciò che sta succedendo, ma riproducendo su carta questa voce della strada, questa voce che non è più nostra ma diventa un po' di tutti. E una ultima como acotación respecto de eso, un ejemplo muy concreto de situaciones que pasaron que fueron colectivas y que de alguna forma fue estar hablando todos en conjunto, y en este caso, todes, o todas, no sé cómo, en el italiano cómo funcionan los artículos femeninos y masculinos, pero pienso en la gran performance del colectivo Las Tesis, por ejemplo, que se reprodujo en todo el mundo, Un violador en tu camino, que de alguna forma fue pensar en cómo podíamos estar hablando a través de un cuerpo multitudinario,
un cuerpo que nos atravesaba a todas y que hacía entonces de la palabra individual algo muy acotado, muy inútil incluso, cuando en realidad esta palabra se volvía colectiva, múltiple y se volvía además transfronteriza, que era lo más interesante. Entonces ahí ruido y silencio entraban en una perfecta conjunción. Sì, per quanto riguarda questa cosa di cui stavo parlando ora, di questa situazione di collettività, c'è un esempio concreto, è successo insomma qualche mese fa, che non so se sapete, che è quello della Stesis, che è un collettivo femminista che ha fatto una performance che poi ha fatto il giro del mondo, in qualche modo è arrivata in tutti i paesi e ci univa un po' tutte, e tutte declinato, in spagnolo si usa todes, per includere anche le persone che insomma si collocano in una fluidità di genere che non è per forza quella femminile o quella maschile. E quindi Alejandro ha usato la parola todes. E, la loro performance, che si intitolava Un violatore in tuo camino, quindi uno stupratore sulla tua strada, ha fatto il giro del mondo in qualche modo anche con il loro corpo. Loro sono diventate un'unica persona, avevano questi movimenti che visti dall'esterno non erano più individuali, come la loro voce non era più individuale, ma era una voce e un corpo collettivo, un corpo che attraversava tutti. E quindi credo che loro, per esempio, siano stato un perfetto esempio di come la voce, la parola individuale, diventa totalmente inutile in questi casi, e quello che ha davvero potere è la collettività, è la collettività che può in qualche modo andare al di là delle frontiere, e forse è la sintesi perfetta tra il silenzio della voce individuale e invece il rumore della voce collettiva. Faccio un po' la penultima più o meno considerazione, poi lasciamo un po' di spazio alle domande delle storie e poi chiudo. Un altro aspetto su cui mi interrogavo durante la lettura, sempre riferito a questo silenzio, è che solitamente nel silenzio, nell'oscurità, in questo rapporto con la rovina che lei fa avvenire attraverso i suoi personaggi, solitamente, almeno nella letteratura sudamericana, ma non voglio generalizzare, ci sono i fantasmi. E una cosa che mi ha sorpreso molto nel racconto di Alejandra è che a un certo punto uno dei suoi personaggi si trova in questa casa in rovina dove i romanzi dell'orrore che leggeva da piccola ormai non ci sono neanche più. C'è un qualcosa di diverso là dentro. E in questo studio, cosa hai trovato lì dentro, in quella casa? Sí, una de las cosas que le sorprendió a Andrea al leer la novela es que en la novela llegan momentos de silencio, momentos de oscuridad. Y lo que él se esperaba, porque es bastante, bastante típico, sobre todo en la literatura latinoamericana, es que cuando hay un momento de silencio, de oscuridad, aparecen los fantasmas. Y a él le sorprendió mucho que tu protagonista, en un momento de la novela, llega efectivamente en esta casa en ruinas, pero incluso las novelas de terror que ella leía de pequeña han desaparecido, entonces ya no están. Y él se preguntó, entonces, ¿qué es lo que encuentra en esta casa en ruinas? Yo creo que finalmente lo que encuentra es la sensación de cierta inercia, de que lo extraordinario habita en lo ordinario, y que no vamos a encontrar nunca un fantasma que pueda darnos alguna explicación, como si el horror fuera una situación, digamos, puntual, a eso me refiero, extraordinaria, como si fuera algo que no habita todos los días. Más bien entonces es la sensación de que este desarraigo, esta nostalgia, estos tiempos perdidos, estos horrores que fueron tapados, van a estar habitándonos ahí siempre, junto con las zonas más ordinarias de nuestro día a día. Entonces es más bien como cuando ella, la protagonista, se encuentra en esta casa y dice algo así como, y eso era todo, un pisito verde que ha estado ahí como por los tiempos de los tiempos, y en el fondo es pensar que no podemos esperar que va a venir algo que va a ser una gran revelación y que va a cambiar nuestras vidas y va a ser un vuelco
en el que se nos revela, es como si hubiéramos estado viviendo en una película, una mala película, ¿no? Como de alguna forma esa cotidianidad nos está empapando día a día y vivimos con ella, y tal vez es la sensación de que tenemos que aprender a vivir también con lo que una editora hace un tiempo decía, que era mi tema de escritura, con las mierditas del día a día. Sì, quello è, diciamo che quando arriva in questa casa in rovina, quello che lei trova è più una sensazione di inerzia, e si rende conto che questo straordinario, che sono poi questi fantasmi di cui tu parlavi, forse vive nell'ordinario, vive nel quotidiano, e si rende conto che non ci sono dei fantasmi che arriveranno a un certo punto e le spiegheranno le cose, come se l'orrore, questo il terrore che c'era in quei libri, fosse una cosa straordinaria, e quindi non ci sarà mai nessuna rivelazione. Questi orrori, questo senso di sradicamento, queste cose tremende sono sempre lì in realtà nella vita quotidiana, non sono una cosa straordinaria, sono qualcosa che convive con l'ordinario, con la quotidianità, quindi forse è questo che dobbiamo imparare. E lei infatti, quando è in questa casa desolata, a un certo punto dice una cosa come: beh, questo era tutto, non c'era nient'altro. Lei si aspettava che succedesse qualcosa, invece non succede. Perché non succede? Perché forse non si trova in un film dell'orrore, no? Non si trova in un racconto in cui succederà qualcosa che svelerà il vero senso di tutto. E come diceva un'editrice a me molto cara, a un certo punto quello che dobbiamo imparare a fare è a convivere con le schifezzuole, le merdine della nostra quotidianità, non con i grandi eventi tremendi. Finalmente qualcuno che tira uno schiaffo in faccia a Rulfo, ci voleva. E, allora, visto che c'è un po' il rimando, unisco un po' di domande, visto che poi non volevo levare troppo tempo da Leandra perché ha comunque i suoi impegni, parto un po' da Teodora, che è una lettrice molto curiosa e fa riferimento ai libri che un pochino hanno segnato di più Aleandra, e unisco un po' il discorso che ci facevano Giulia e Antonio nelle domande che abbiamo raccolto, Eugenio e Giulia, che si interrogavano un po' sugli autori di riferimento, ma soprattutto la letteratura che più l'attrae, e poi nel caso del rapporto con questa letteratura europea, perché poi c'è anche tutta quell'altra dimensione di quell'altra frontiera italiana, e quindi cosa si porta dietro lei di questo tipo di letteratura. Quindi è una domanda super gigante, però... Unisco. Sì. Va bene. Sí, nos han llegado diferentes preguntas que las juntamos todas más o menos en una. Digamos que Teodora, por ejemplo, te preguntaba cuáles diferencias e influencias de otros libros que tengas. Luego también nos llegaron preguntas de Julie y de Eugenio, que se preguntaban si tienes algunos autores que son para ti una referencia, cuál es la literatura que a ti más te gusta, o que te sientes más guiada por ella, por ejemplo, y también de la literatura europea, si hay elementos de la literatura europea que a ti, por ejemplo, más te gustan o que sientes que están más en tu manera de escribir. Así que todo esto, que nos quieres contar un poco de tu relación con las demás literaturas. Sí, sí, me gusta que la pregunta, una de las preguntas sea las literaturas que de alguna forma te guían, porque no sé si a veces uno piensa que tiene una influencia y en realidad es un deseo de influencia, pero a lo mejor no, eso no se materializa en lo que uno escribe. Yo creo que autores que a los que siempre vuelvo y que siempre me generan muchas resonancias son varios autores de lo que yo llamaría la literatura rioplatense. Rioplatense pensando en el Río de la Plata de Argentina y Uruguay. Creo que ahí la frontera, hay muchos autores uruguayos y autoras uruguayas que me gustan muchísimo, y podría mencionar desde Marosa Di Giorgio a Felisberto Hernández, que son, no sé, dos autores que van por líneas distintas, pero que siempre trabajan a partir de la extrañeza, de aquello que se sale un poco, es como si fueran siempre literatura fuera de sí,
literatura que no es muy definible en términos genéricos, a veces es una novela, pero es también poesía, es también un poco casi de arte visual, eso me atrae muchísimo, y yo diría que un libro, por ejemplo, de Felisberto Hernández, que me gusta mucho, es Tierras de la Memoria. Y en esa misma dimensión, yo pensaría en otros autores argentinos, como Manuel Puig, o la misma Eve Huart, que yo, bueno, la cito en la novela, que para mí también hacen un vínculo muy, muy estrecho con Natalia Ginzburg. O sea, Eve Huart y Natalia Ginzburg y Felisberto Hernández, para mí es un triángulo perfecto. creo que trabajan a partir de temas de la memoria, de la cotidianidad, y de un habla que de alguna forma intenta acercar la escritura oral con la escritura escrita. O sea, la literatura considerada desde esos dos polos, la lengua hablada y la lengua escrita, ¿no? Y por otra parte también pensaría, bueno, en autores que fueron significativos para el proceso de la novela, como Sebald, con un libro como Los Emigrados, por ejemplo, en el trabajo de inserción entre lo visual y lo escrito, por ejemplo, en cómo las palabras están en sintonía con el silencio, como decíamos antes, pero también con lo visual. Y tal vez, sí. Bueno, mencionaría también a Juan Rulfo, por ejemplo, que me parece que es insoslayable en las lecturas de los que vivimos a este lado del charco. Sì, prima di tutto mi fa un po' sorridere questa domanda sugli autori o la letteratura che mi guidano, la mia influenza, perché penso che quando uno dice di avere degli autori che la influenzano, forse semplicemente aspira, gli piacerebbe molto avere la loro influenza, ma non ci arriva mai, per cui questo non lo posso dire. Però senz'altro, se devo pensare prima di tutto a un gruppo di autori che per me sono un punto di riferimento, penso in primo luogo alla cosiddetta letteratura rioplatense, si riferisce agli autori della zona vicino al Rio della Plata, quindi tra Argentina e Uruguay. Ce ne sono diversi che a me piacciono moltissimo, c'è Morose di Giorgio, Filiberto Hernández, per esempio, quello che li accomuna è questa letteratura, che è una letteratura della stranezza, una letteratura che esce un po' dai confini, che è poco definita anche tra i generi. Io la trovo davvero molto molto affascinante. Scrivono delle opere che non si riescono nemmeno a definire, potrebbero essere romanzi, poesia, addirittura quasi arte visiva, e questo è una cosa che a me piace moltissimo, mi dà sempre molta ispirazione. Per esempio, uno dei libri di Hernández che senz'altro consiglio è Tierras de la Memoria, penso sia tradotto come Le Terre della Memoria, ma non lo so. E sempre altri autori argentini che senz'altro mi piacciono moltissimo sono Manuel Puig e Eve Huart, che cito anche in apertura del libro, e spostandoci invece in Europa, senz'altro. E questi, io credo che ci sia quasi una sorta di triangolo, no, tra Eve Huart, Natalia Ginzburg ed Hernández, perché tutti loro trattano della memoria nella quotidianità, e trattano dell'importanza della parola, che però è una parola quotidiana e che in qualche modo collega la voce orale con la parola scritta, e credo che questo sia molto importante per me anche nel momento di scrivere. Un altro autore che mi piacerebbe citare è Sebald, che invece è un autore che ha un'influenza anche lui tra lo scritto e invece il visivo, e questo è un elemento che ho inserito anche io nel mio romanzo, quindi lo fa anche lui. E poi un altro che mi piace moltissimo è Juan Rulfo. Faccio solo una domanda di Giulia, così poi ritorniamo sul libro e chiudiamo un pochino. Tra tutti questi autori ce n'è uno in particolare, infatti Giulia ti chiede proprio di lui, perché si è informata evidentemente e ha visto che la strada di Alejandra si è incrociata con quella di un grandissimo autore che in Italia è praticamente sconosciuto, ma è conosciuto tra gli appassionati di letteratura sudamericana, perché il nome di Nicanor Parra lo sentiamo sempre dal racconto degli altri autori sudamericani. E Giulia ci chiede se ci vuole raccontare qualcosa di questo autore.
Sí, una de las preguntas que nos llegó es de Julia, que se informó un poco acerca de ti y descubrió que tu camino se cruzó con el de Nicanor Parra, que es un autor que en Italia nunca se conoce, pero sí que lo conocen los apasionados de literatura sudamericana, porque muchos autores sabrán de él. Entonces le gustaría, tenía curiosidad de saber si nos puedes contar algo acerca de él. Sí, bueno, yo... Uno de mis primeros acercamientos personales con la poesía chilena fue una anécdota de infancia, de juventud, digamos, con Nicanor Parra, que yo tenía que hacer un trabajo para el colegio, debo haber tenido 14 años, algo así, y yo sabía que cerca de mi casa vivía un poeta, pero no tenía mucha noción de quién era este poeta. Entonces el trabajo consistía en ir a entrevistar a alguien del mundo cultural. Y yo voy con mi uniforme escolar, como, mira, puedo haber tenido en realidad 12 o 13 años, puede haber sido menos de 14. Le toco la puerta a este señor y le digo, señor Nicanor, tengo que hacer un trabajo del colegio, ¿usted me puede responder unas preguntas? Y bueno, fue un poquito... porque tuvimos una charla, él con mucha paciencia, me hizo una clase de literatura, yo creo que sin mencionar nunca la palabra literatura, ¿no? O sea, fue una clase en que en realidad él lo que me decía es que lo más importante para él tenía que ver con caminar, 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 caminar. Y ese verbo, que no fuera correr, que no fuera detenerse, sino más bien estar siempre en ese proceso lento, me pareció que de alguna forma hablaba de cómo concebía él la literatura. Que la literatura no es estar yendo a toda prisa hacia un lugar, hacia un objetivo, a alcanzar un fin, sino más bien vivir el proceso y en ese proceso observar, observar, escuchar, ¿no? O sea, en el caminar estaba también el escarbar, escuchar, prestar atención, detenerse, y entonces, bueno, fue, yo creo que a partir de ese momento me di cuenta, luego, cuando llegué con mi trabajo a la clase, se la mostré al profesor, y el profesor se sorprendió, como, no, pensó que yo lo había inventado, pero no lo había inventado, y ahí entonces, la siguiente misión fue leer de cabeza a Nicanor Parra desde el principio hasta el final, y es lo que hice, y lo que terminó produciéndome también un gusto muy, muy particular por una poesía que desacraliza aquellos grandes tópicos de la poesía y de la figura del poeta, más que nada, ¿no? Como él habla de los poetas que bajaron del Olimpo, y de alguna forma esto que decía yo antes de acercar la lengua oral a la lengua escrita está exquisitamente resuelta en la poesía de Nicanor Parra. Disculpa lo largo, Marta. Sí, no hay problema. Sì, in realtà effettivamente c'è un rapporto tra me e Nicanor Parra che inizia veramente molti anni fa, quando io avevo 12 o 13 anni circa, un aneddoto della mia infanzia, dovevo fare un lavoro, un progetto per la scuola, mi avevano chiesto di, ognuno di noi doveva intervistare una persona legata al mondo culturale e io avevo sentito dire che vicino a casa mia abitava un poeta e quindi con la mia uniforme ci sono andata e gli ho bussato alla porta e gli ho chiesto signor Parra, posso farle un'intervista? E quindi è nato tutto così. Da lì lui mi ha accolto in casa sua, abbiamo chiacchierato a lungo e con moltissima pazienza io credo che quella sia stata una vera e propria lezione di letteratura, quella che lui mi ha fatto. Mi ha fatto una lezione di letteratura senza forse nominare mai la parola letteratura. Abbiamo parlato a lungo e senz'altro anche se non, senza nominare la parola letteratura, ma utilizzando molto molto spesso una parola, che è la parola camminare. Lui mi ha detto moltissime volte che la cosa più importante era camminare,
non correre, nemmeno fermarsi. E credo che questa fosse per lui, insomma, la metafora della scrittura, un processo lento. Il suo modo di concepire la letteratura era questo, un camminare senza fretta, un camminare che permettesse di osservare, di ascoltare, di percepire, di prestare attenzione ai piccoli dettagli. Questo era per lui la scrittura. E alla fine di quel lavoro, insomma, sono tornata a scuola, ho mostrato la mia intervista al professore, che ovviamente ha creduto che io avessi inventato tutto, e invece non era così. E quindi quando sono tornata a casa, la mia missione dopo l'intervista a Nicanor Parra è stata leggere tutto Nicanor Parra, per cui ho preso tutti i suoi libri, li ho letti dal primo all'ultimo, e credo che in qualche modo abbia plasmato gusto per la poesia, anche la mia visione della poesia, perché quello che ho trovato dentro è stato proprio questa desacralizzazione dei grandi topos della poesia, del poeta, quello che dicevo prima, di avvicinare anche una lingua orale alla lingua scritta e viceversa, quindi far scendere il poeta dall'Olimpo e portarlo sulla terra, e credo che questo sia l'insegnamento più grande che mi ha dato. Chiudo un po' ritornando sul libro, nel senso che è stata mia intenzione non raccontare troppo, anche perché per me è stata un'esperienza piuttosto intensa e faccio molta difficoltà a raccontare i vari dettagli, perché li ho vissuti in una maniera pregna, li ho vissuti in una maniera... ho attraversato una ricerca molto, ecco, coinvolgente e difficile per certi versi. È una ricerca che, come questi personaggi, starà al lettore a scoprirsi, quindi io lascio un po' il piacere a tutti quanti, la live rimarrà registrata, ma poi se poi vorreste raccontarci i vostri racconti di lettura, saremmo ben felici di leggerli appunto nei commenti. Però è una ricerca che è incentrata sulla ricerca della parola, della parola giusta, della parola che forse ci illumina una strada nuova. Nel libro ci sono vari, ed era raccontato anche un po' Aleandra, prove, ci sono vari esercizi di parole. E volevo un po' rassicurarmi, Aleandra, farti complimenti, ma soprattutto ti farò una domanda un po' intima, puoi anche rispondere in maniera... diciamo non interna, ma mi chiedevo se dopo questa storia, se dopo questo lavoro avessi trovato la tua parola e se ti andasse di raccontarci, non sei obbligata, quale fosse. Vale, sì, Andrea dice, no ha querido contar demasiado la historia del sistema del tacto, se dice en italiano, el sistema del tacto, porque para él la lectura fue una experiencia muy intensa, en algún momento también difícil, una experiencia de búsqueda también de respuestas, y le gustaría que cada lector tuviera la suya, y bueno, si quieren que nos contaran luego qué tal les ha ido. Y tuvo la sensación de que la búsqueda que él hacía y que los personajes también hacen a veces es búsqueda de la palabra correcta, la palabra que de alguna forma les pueda luego iluminar, mostrar el camino. De hecho, dentro de la novela también hay ejercicios de escritura, ¿no? Palabras que se repiten muchas veces, que son ejercicios de mecanografía. Y entonces te quería hacer una pregunta que dices un poco personal, un poco íntima, puedes contestarla o si no contarnos lo que quieras, que es si después de haber escrito y contado esta historia encontraste tu palabra o cuál es la historia detrás de esa palabra. Qué difícil pregunta. ¿Sabes qué? Creo que efectivamente los personajes están buscando todo el tiempo esa palabra correcta, esa palabra precisa, que dé cuenta, que esté a la altura de lo que están pensando. Sin embargo, siempre se encuentran con desvíos, hay derivas, ¿no?, en lo que están intentando contar o intentando escribir. Y yo creo que la palabra que encontré quizás, o el sentido que encontré detrás de eso, es más bien la validación de la errata. Creo que en los errores que cometen los personajes al escribir, o que cometen, por ejemplo, los alumnos de la escuela, que dicen, en vez de decir, bueno, no sé cómo sonará esto en italiano, pero por ejemplo, que hablan del
murmurar, que o valdrar, o bueno, en fin, que inventan palabras que son erradas. Creo que hay una belleza en la errata, que es lo que a mí me deja, es como la palabra que me queda resonando al final del libro, como que creo que finalmente, sin proponérmelo, hice un ejercicio en el que los propios personajes son también erratas. Son erratas porque se salen de la norma lingüística normativa de conductas que se espera de ellos en la sociedad. Entonces, tal vez, si pensamos en los personajes como palabras, son personajes que validan también aquello que se sale de esa sintaxis normada. Sì, è una domanda bella ma molto difficile. Direi che effettivamente è vero, probabilmente i personaggi passano sono tutto il tempo alla ricerca della parola corretta, la parola precisa, la parola all'altezza di quello che pensano, di quello che vorrebbero raccontare. E in realtà però non la trovano mai, perché c'è sempre qualcosa che si mette nel mezzo e che in qualche modo li porta fuori strada. E forse... E nel il vero senso, la vera parola che mi porto dietro, che non è una parola ma è il senso stesso del libro, è il valore del refuso, il valore dell'errore, perché per esempio negli esercizi di scrittura, di dattilografia che fa Augusto, ci sono spesso dei refusi, no? Gli sfugge una lettera, quindi si ripetono queste parole che non sono mai la parola giusta. Ci sono le parole inventate dai bambini della scuola che quando scrivono i loro temi si inventano parole che non esistono e che poi rimangono nella testa della protagonista e sono molto belle. E quindi credo che io ho imparato, senza volerlo, mentre scrivevo questo libro, a dare valore e importanza anche all'errore, e che forse i personaggi stessi del libro in realtà sono la rappresentazione umana di quell'errore, perché sono personaggi che in qualche modo sfuggono dalla norma linguistica, così come sfuggono dalla norma comportamentale, non stanno mai all'interno delle regole o di quello che ci si aspetta, e quindi forse sono proprio la concretizzazione di questo valore che ho voluto dare all'errore, al refuso. Perfetto, direi che è stata super esaustiva. Vabbè, io volevo... No, ma in realtà è molto coerente come discorso, tra l'altro mi scalda ancora di più sentire questa risposta, perché forse la via era quella giusta, ecco. E allora, io ringrazio un'altra volta Edicola che ha permesso tutto questo. Marta, ti meriti questo. Te lo lascio proprio a schermo fino alla chiusura. E ringrazio anche Aleandra per il tempo, la disponibilità e soprattutto per avermi regalato una storia così. Adesso aspetterò la ristampa di Edicola del Passero, e così andrò a scoprirmi anche i racconti, nonostante l'abbiamo già conosciuta attraverso il racconto, e anche lì Aleandra sa come colpire. Grazie agli spettatori, e niente, ci sentiamo. Grazie, ciao. Grazie. Alejandra, ¿quieres saludar también? Sí. Bueno, sí, muchísimas gracias, y sí, también reitero mi agradecimiento y mi admiración al trabajo que hizo Marta recién, de seguirnos el ritmo frenético. Muchas gracias, Andrea, nuevamente a todos los que hicieron preguntas también muy interesantes, y por supuesto a mis queridos Paolo y Alice, y a María, que hicieron posible la materialización de este libro. Y quisiera aprovechar de mandar un saludo, si es que estuvieran por ahí, a aquellos parientes del Piamonte, que no sé si se conectaron o no, pero si están ahí, mis cariños y mis agradecimientos por haber permitido este acceso a la memoria que llevó finalmente a este cruce entre memoria y ficción, ¿no? Uh-huh. Sì, bene. Alejandra ringrazia Andrea, ovviamente, Paolo e Alice, gli editori, e ricordiamo, da traduttrice ci tengo a ricordare Maria Nicola, la traduttrice del libro, che ha fatto un lavoro splendido, è veramente una traduzione bellissima, e tutti i lettori che le hanno mandato le domande, e ne approfitta anche, chissà, magari ci sono, se sono connessi, per salutare i suoi parenti del Piemonte, che finalmente possono leggere anche la sua opera in italiano, quindi sono molto contenta. Ok, bacioni, ciao, buonasera.